cominciare però a introdurre il tema spiegando al nostro pubblico, che non è un pubblico specialistico, che cos'è la storia e perché è così importante conoscerla. Ma che cos'è la storia? La storia, come diceva quella canzone, la storia siamo noi. La storia è tutto. La storia è l'insieme di tutta la gente che è vissuta al mondo prima di noi e anche di noi che ci siamo adesso. Di tutte le cazzate che hanno fatto gli esseri umani nei millenni e anche di tutte le cose grandiose che hanno fatto. Di tutti gli sbagli, di tutte le speranze, di tutto il sesso che hanno fatto, di tutto quello che hanno mangiato. Tutto quello che noi esseri umani abbiamo fatto è la storia. E perché è importante conoscere? Cioè, uno a volte può dire, no, mi interessa sapere quegli antichi romani, che ne so, l'ascesa, la caduta appunto degli antichi romani, come avvennero. Perché è importante, secondo lei? Perché è importante? Intanto è la cosa più divertente del mondo. E mi sento di dirlo con certezza perché io incontro continuamente persone che mi dicono, sa, io di mestiere faccio il notaio, oppure il fisico nucleare, ma la mia vera passione è la storia. Non ho mai incontrato uno storico che mi dicesse la mia vera passione è la chimica, in realtà, ecco, per qualche strano motivo. Allora, la storia è la roba più divertente del mondo per molti di noi. Dopodiché, importante, è uno dei modi per conoscere il mondo in cui viviamo, è uno dei modi per conoscere quella strana bestia che è l'uomo, andare a scoprire che cosa appunto hanno fatto gli uomini nei millenni è uno dei modi per capire qualcosa di più. Poi non garantisce niente, non insegna niente di sicuro. Non si riesce, secondo lei, a, conoscendo la storia, a evitare il ripetersi degli stessi errori? Ben poco, anche perché in genere quelli che fanno gli errori la storia non la conoscono. e quelli che la conoscono stanno a vedere attoniti e disperati mentre gli errori vengono rifatti. E non vengono ascoltati, immagino. No, assolutamente. No, io una volta ho incontrato un ragazzo che mi ha chiesto, senta, ma professore, ma mi dica, ma vero, voi storici, i politici vi consultano, vero? E io ho dovuto dire, guardi, purtroppo, ma poco male, perché nella vita vera la gente in genere non pensa alla storia, la gente è immersa nel presente, pensa al futuro, pensa al presente, il passato è un di più, però è uno di quei di più che fanno la differenza tra il vivere come bruti, come diceva Dante, e invece il vivere con una certa consapevolezza, ecco.